Cavallino rampante, getti tonanti, tigri bianche, diavoli rossi e lancieri neri. Erano le frecce prima delle frecce tricolori, le prime pattuglie acrobatiche di singoli reparti dell'aeronautica militare che operarono tra il 1950 e il 1961, prima di passare le consegne all'attuale pattuglia acrobatica nazionale. A loro è dedicata la nuova livrea delle frecce tricolori, sfoggiata sulle code dei 10 MB-339, per celebrare il 60° anniversario della nascita del 313° gruppo addestramento acrobatico di Rivolto, che porta nel mondo la grande tradizione acrobatica aerea militare italiana. Un wrapping ad alta tenuta curato dalla Schlifart di Bolzano con 5 emblemi per 10 aerei più un 11° dedicato proprio ai 60 anni della PAN. Un'idea nata dall'incontro tra l'aeronautica militare e il modenese Mirko Pecorari di Aircraft Studio Design, uno dei più grandi designer aeronautici del mondo, che Asca News ha intervistato in esclusiva. L'idea è nata durante lo sviluppo della livrea del nuovo aeroplano che sostituirà delle frecce tricolori per una proposta che volevo fare all'aeronautica e Leonardo e nel mentre, dopo aver fatto, diciamo così, tutti i 9 velivoli, mi è venuto in mente di dire: ma perché non facciamo volare il solista ogni anno con una livrea appunto dedicata alle storiche, quindi diavoli rossi, cavallino rampante, lancieri neri, eccetera. E presentando questa a comandante Farina ha Rivolto, ci siamo detti: ok, perché non facciamo però qualche cosa per il 60° anniversario delle frecce tricolori che cade? Questo è già partito un paio d'anni fa. E comunque abbiamo detto: ok, ma perché non facciamo quindi questa cosa sulle derive? Abbiamo contato, sapevamo che erano 5, e abbiamo deciso di fare quindi a due, quindi a coppie di aeroplani, di vestire le derive con queste, diciamo così, con questi emblemi che vanno ovviamente a ricordare le vecchie pattuglie acrobatiche. Molte altre persone fanno questi special color mettendo semplicemente lo stemma, il logo che rappresenta lo stormo, e lo mettono semplicemente sulla deriva. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato invece di dare continuità alle livree già esistenti, perché in realtà abbiamo fatto le derive e una porzione di fusoliera. Abbiamo cercato di mantenere il design e anzi di slanciarlo ancora di più. Quindi in questo caso c'è stato non solo una applicazione di un emblema, ma anche una elaborazione. Aggiungo il fatto che sono state rifatte destra e a sinistra anche tutti gli emblemi dei getti tonanti, del cavallino rampante, eccetera, cioè sono state inclinate verso la direzione di volo, quindi per dargli maggior dinamismo. Quindi è un'interpretazione dei vecchi logo e delle vecchie emblemi adattate sul vestito del 339, sulla forma del 339. Tra le migliori pattuglie acrobatiche al mondo, l'unica che vola con 10 velivoli coordinati da terra dal comandante Pony Zero, il tenente colonnello Gaetano Farina, le frecce tricolori sono tra i più apprezzati testimonial dell'Italian style aeronautico e tecnologico, e ora anche del design. Ne ho fatte di cose, tantissime. Direi che questa è... sì, è un po' come aver fatto la livrea per la Ferrari Formula 1, insomma, sono le frecce tricolori, è un po' come la nazionale italiana, è un po' come Valentino Rossi, Alberto Tomba, è una cosa che unisce dalle Alpi alla Sicilia, quindi sicuramente aver fatto le frecce tricolori, avere apportato insieme al comandante questa, aver fatto questa operazione insieme al comandante, mi rende pieno d'orgoglio, ovviamente.